Il direttore sportivo Musa, purtroppo a commentare una sconfitta alla prima casalinga del Teramo. Sì, buonasera, siamo dispiaciuti. Ok. Adesso sì? Ok, adesso ci sentite. Avevo appena chiesto al direttore sportivo Musa un commento purtroppo su questa prima sconfitta del Teramo casalinga. Sì, buonasera. Purtroppo siamo a commentare una sconfitta, c'è tanto dispiacere. Una partita giocata secondo me bene nel primo tempo, in cui abbiamo creato molto, non abbiamo capitalizzato le tante occasioni da gol e poi nel secondo tempo siamo stati castigati e purtroppo torniamo a casa con 0 punti, con dispiacere, ma con la consapevolezza che bisogna continuare a lavorare e quindi poi vedremo sabato poi con l'Imolese di riscattarci. Non posso non chiedere ovviamente degli episodi che hanno visto il protagonista Tozzo purtroppo in negativo. Ma purtroppo la devo rivedere, è stata una lettura con l'attaccante, non so se c'è stato un fallo, è stato anticipato, peccato perché Andrea secondo me è un portiere importante, quindi poi è successo, ma non va a scalfire la fiducia che abbiamo nei suoi confronti. Andrea ti ascolta il direttore sportivo se hai domande. Sicuramente fa male questa sconfitta perché insomma va a minare un po' di il morale, ma dobbiamo reagire, lavorare in settimana, la squadra ha creato tanto, quindi nel primo tempo soprattutto, quindi non dobbiamo andare a perdere quelle che sono le nostre certezze per via del risultato. Il campionato è lungo, mancano tantissime partite, quindi ci sarà l'occasione per dimostrare il nostro valore. Ma assolutamente, questo è un girone competitivo al massimo, lo dimostrano i risultati di ogni domenica e quindi bisogna stare solo attenti e dare la giusta attenzione a tutte le avversarie. L'Imolese è un'avversaria difficile, oggi ha pareggiato col Siena, ha vinto a Viterbo, quindi sarà un brutto cliente per noi e andrà preparato al massimo come sempre. E se posso, Andrea, ok. Ma no, ma fa parte del calcio quello che è successo oggi, accade in tutte le categorie, è stato un episodio e non c'è bisogno di parlarne secondo me neanche tanto, fa parte, dello sport, è stato un episodio, ci lavoreremo su. Io Andrea invece gli volevo chiedere, dall'altra parte c'è un Bernardotto che è andato molto vicino a sbloccarsi oggi e purtroppo non c'è riuscito. Sì, Gabriele ha avuto una grandissima occasione, c'è stato un salvataggio sulla linea miracoloso, sta migliorando secondo me molto anche fisicamente, oggi l'ho visto molto bene, purtroppo il gol non è arrivato, ma insomma penso che a breve arriverà, deve stare sereno e lavorare come sta facendo. Nel secondo tempo si è visto meno Teramo, magari per contraccolpo psicologico rispetto a quell'1-2 della Vispesaro? Ma penso che sì, il contraccolpo dei gol incassati forse ha fatto male, ma poi la Vispesa è una squadra fastidiosa, ci ha permesso, poi al secondo tempo abbiamo giocato poco, molti falli, si sono abbassati molto, la partita si è messa bene per loro come volevano e quindi noi non abbiamo avuto forse tanta pazienza come predicava il mister poi per poter trovare il varco giusto, peccato, c'è stata una grande parata sul tiro di Rossetti e qualche calcio piazzato che potevamo fare meglio, però dai, ripeto, siamo fiduciosi per il futuro. A te Andrea. No, per me è ok così. Arrivederci.